Si anima e si accende sempre di più la campagna elettorale in vista delle amministrative in programma il 14 e 15 maggio. Oggi il vice premier, ministro delle infrastrutture, leader della Lega Matteo Salvini, ha fatto tappa in Abruzzo per sostenere due candidati. Ministro, oggi Silvi per appoggiare Scordella e a Teramo per Antonetti. Sì, l'Abruzzo è terra di lavoro, di bellezza. Da ministro delle infrastrutture sono contento perché sto cercando di recuperare decenni di disinteresse sulle strade abruzzesi, sui porti abruzzesi, sulle ferrovie abruzzesi. Penso al problema dell'A24, A25 che sto seguendo quotidianamente. L'obiettivo è di metterla in sicurezza facendo pagare sempre di meno i lavoratori abruzzesi. E poi qua a Silvi c'è il primo sindaco della Lega in Abruzzo, poi dopo di lui una classe dirigente di donne e uomini che dai comuni alle regioni stanno facendo tanto per questa straordinaria terra. Quindi in una giornata importante, perché poi andrò a Roma per gli incontri con le opposizioni insieme a Giorgia Meloni sulle riforme che servono a questo paese, però non potevo non ripassare in Abruzzo. A Teramo c'è un'amministrazione un po' stanca di centrosinistra e quindi sono contento che la Lega possa essere protagonista del cambiamento. Possiamo dire che la Lega vuole tirare dritto per la questione delle riforme costituzionali? Sì, gli italiani ci hanno votato per cambiare. Io da ministro delle infrastrutture sto sbloccando cantieri, strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie, ponti, dighe e quindi la gente si aspetta da noi che alle promesse seguano i fatti. Stiamo aumentando gli stipendi, senza far miracoli, però penso che stiamo aiutando tanta gente. Le riforme servono, cioè che il voto dei cittadini italiani non venga cambiato, i cambi partiti, i cambi casacca, i cambi maggioranza, i cambi di coalizione, ecco, che uno voti e per 5 anni il suo voto sia rispettato, è un caposaldo della nostra riforma. Nella serata di ieri a Teramo, a sostegno di Carlo Antonetti, hanno fatto visita in città Maurizio Lupi e la senatrice Licia Ronzulli, il primo leader di Noi Moderati, la seconda capogruppo al Senato di Forza Italia. Noi Moderati è presente a Teramo, Silvio Marina con la propria lista, e sostiene convintamente il candidato sindaco Carlo Antonetti, perché è la testimonianza dell'idea di politica che noi abbiamo: serietà, competenza, concretezza, responsabilità. Teramo ha bisogno, come il pane, di cambiare pagina, di voltare pagina, di avere un sindaco come Carlo Antonetti e una coalizione di centrodestra che può vincere la sfida del governo. In questo momento c'è il Partito Nazionale che ha deciso di correre su tutto il territorio nazionale per far sentire la presenza importante di Forza Italia. Non poteva certo mancare a Teramo, dove c'è un candidato civico che arriva dalla professione e che ha deciso con la sua accettazione di candidatura di mettersi al servizio non soltanto della coalizione e della lista, ma soprattutto della città di Teramo. Quindi andava onorato.